contenta di avervi qui e credo che voi siate felici più di me perché siete stati protagonisti di un'avventura straordinaria, però vi assicuro che anche la nostra felicità è tantissima. Voglio ringraziarvi, voglio ringraziare le squadre, i ragazzi e però anche tutta la dirigenza. Cominciamo da chi era sul campo a soffrire, perché poi chi soffre dalle tribune, insomma, soffre ma non deve correre così tanto. E dalla dirigenza, dal coach che è veramente, insomma, anche un amico per noi, è una persona molto molto vicina, almeno a me, anche per le provenienze comuni che abbiamo, ma io l'ho visto un po' crescere, si può dire. E è una cosa straordinaria, perché a volte uno va a cercare chissà che poi i talenti, quando si studiamo a trarre i talenti, ma i talenti li abbiamo anche noi a Reggio Emilia e poi ne attraiamo altri, ma ne abbiamo e bisogna valorizzare quelli che ci sono, compreso questo staff che è veramente straordinario. E poi voglio ringraziare queste due persone che sono il presidente Paterlini e Stefano Landi, non saprei come definirlo, ma basta chiamarlo Stefano Landi e quindi è sufficiente dire così. Io sono, credo di avere anche il titolo per ringraziare in nome di tutta la provincia, perché noi abbiamo creduto in voi anche negli anni in cui magari qualcuno si era allontanato, magari c'era chi criticava e diceva ma i risultati non arrivano. Insomma, non ce la faremo più a risalire. Invece ce l'avete fatta, ce l'abbiamo fatta e devo dire che la città, la provincia vi sono state vicine tanto, i tifosi hanno contribuito tantissimo, anche quelli che non erano tutte le volte della partita. Io sono tra quelli, purtroppo ho qualche problema familiare che mi impedisce di essere con voi a seguire le partite, ma non ho mai perso un risultato, una cronaca quando potevo. Secondo me, come me, tanti altri che non possono venire direttamente al palazzetto a vedervi, però vi seguono e vi vogliono bene. Allora, diceva Stefano, possiamo dire, una provincia da serie A e di serie A. Noi siamo sempre stati così, finalmente anche la pallacanestro torna al proprio posto. Adesso bisognerà rimanere, perché questo sarà l'impegno. Però, come abbiamo avuto occasione di dire anche altre volte, noi ve lo chiederemo di rimanere, ma vi vorremmo bene, vi seguiremo comunque. L'importante è mettercela tutta, e voglio dirlo perché siete anche ragazzi molto giovani, e qualcuno di Reggio Emilia, molti no, ma questa è una provincia dove si è abituati a lavorare e a dare il massimo. Quello è ciò che conta. Noi abbiamo davvero avuto tanti risultati, pensate, io voglio ricordarlo, perché come altre parti d'Italia, noi eravamo negli anni 40 e 50 una provincia poverissima, tra le più povere in Italia e nell'Europa, che stava rinascendo dopo la guerra. Grazie al lavoro e alla tenacia dei reggiani, tutti, innanzitutto al lavoro delle persone, siamo diventati una delle province che hanno i migliori risultati a livello europeo in tutti i settori, nell'economia, nei servizi e così via, e nello sport, come si vede, perché possiamo davvero stare davanti. Però questo è il risultato di una tenacia, uno spirito di sacrificio che comunque premia. Ecco, io la lezione che ho imparato a Reggio Emilia è questa, poi qui ci sono imprenditori di successo che credo lo possano dire. Si può a volte andare bene, a volte peggio nella vita, può capitare, capita nello sport, in tutti i settori, ma l'importante è non arrendersi mai, lavorare insieme, essere uniti, avere spirito di squadra. Credo che voi la lezione l'abbiate imparata bene, ce la possiate adesso insegnare. E secondo me, in questo momento di crisi, che mette un po' in discussione anche i primati che Reggio Emilia stessa ha raggiunto, come altre città europee, ecco, la lezione che ci date è questa: si può andare indietro e poi ripartire di corsa per tornare ai vertici. E quindi siete anche per noi davvero un riferimento, un simbolo. Grazie, perché abbiamo bisogno di ragazzi come voi, di persone come voi, di un buon esempio.
studiano e non sanno che cosa potranno fare, bisogna dire loro cosa fare con questa squadra straordinaria che ce l'ha messa tutta ed ha avuto successo. Vorrei che questo messaggio magari passasse continuamente, ma è quello che Stefano Landi e Paterlini ripetono, perché è quello che hanno fatto.